Oggi concludiamo la parte di analisi degli investimenti facendo gli ultimi esercizi. Prima però brevemente illustriamo l'ultimo metodo rimasto per il confronto delle alternative, poi faremo subito gli esercizi, che si chiama analisi costi-benefici. Analisi costi-benefici non è altro che un modo diverso di utilizzare il criterio del valore presente, un modo leggermente diverso di utilizzare il criterio del valore presente, ed è un metodo che si usa unicamente per la valutazione degli investimenti della pubblica amministrazione. Anche la pubblica amministrazione fa degli investimenti, questo è evidente. Costruisce infrastrutture, costruisce autostrade, ferrovie, piuttosto che costruisce università, e anche e sempre di più nelle pubbliche amministrazioni è nato l'esigenza di valutare tra una serie di alternative diverse qual è quella più conveniente dal punto di vista economico e finanziario. Ci siamo già soffermati sull'equazione fondamentale del bilancio di uno Stato: entrate, tasse, meno spesa pubblica, meno trasferimenti. Gli investimenti sono appunto nella spesa pubblica. Abbiamo già discusso del come è fatto grosso modo il sistema fiscale dello Stato. È evidente che lo Stato, anche all'interno di un'economia di tipo capitalista, in virtù della quale lo Stato dovrebbe pesare il meno possibile, quindi dovrebbe investire poco, svolge comunque delle funzioni. Sono una serie di funzioni che vengono per tanti motivi demandate allo Stato, che sono la pubblica sicurezza, la polizia piuttosto che l'esercito e quant'altro. È evidente che sono quasi sempre demandati allo Stato, no? I motivi sono evidenti: se si desse ai privati l'opportunità di avere l'esercito al posto dello Stato, prima o poi questi privati si prenderebbero lo Stato perché avrebbero il potere delle armi, su questo non c'è dubbio. Così come ci sono tutta un'altra serie di ruoli che sono di solito appannaggio degli Stati, seppur con diverse declinazioni a seconda del modello di Stato vigente nei diversi paesi. L'istruzione è uno di quei settori. Perché lo Stato investe in istruzione? Lo Stato investe in istruzione con l'obiettivo di diminuire le diseguaglianze sociali e con l'obiettivo di dare la perequazione delle opportunità, cioè pari opportunità. Quindi la logica è: io cerco di elevare il livello culturale di conoscenza della mia popolazione in modo tale che possa migliorare anche il livello di benessere complessivo all'interno di un paese. È evidente che poi all'interno di questa considerazione di natura generale tutti gli stati investono in pubblica istruzione, poi sono degli stati in cui il modello è misto, quindi ci sono i privati e ci sono l'istruzione pubblica, e poi tra gli stati nei quali il modello è misto ci sono degli stati più spostati verso i privati e degli stati più spostati verso l'operatore pubblico. Il problema qual è? Il problema è proprio questa equazione. Abbiamo già detto più volte che questa equazione, ragazzi, smettetela di ridere in fondo per cortesia, se no andatevene a ridere fuori. Allora, stavo dicendo, ci sono, questa equazione può avere un saldo positivo oppure un saldo negativo. Quasi sempre il saldo è negativo, il paese è in deficit e quindi lo Stato fa debiti che finanzia con le obbligazioni, l'abbiamo detto più volte. Motivo per cui è diventato fondamentale scegliere tra investimenti alternativi qual è quello più conveniente dal punto di vista economico e finanziario, con l'obiettivo di ridurre il deficit negativo e quindi di ridurre i debiti. Non è più vero come era qualche decennio fa, che di fatto lo Stato operava in regime di illimitatezza delle risorse e quindi non si preoccupava tanto di questo problema. I metodi per valutare se gli investimenti sono convenienti dal punto di vista economico e finanziario, tra diversi investimenti valutare quello che è il più conveniente, sono del tutto analoghi a quelli che abbiamo visto sinora. Tenete conto che ci sono tutta una serie di difficoltà nel momento in cui si vuole valutare la bontà economica di un investimento o comunque di un servizio offerto dalla pubblica amministrazione. Prima tra tutti, una parte di questo servizio spesso, molto spesso, viene pagata da questi utenti. Il problema è che
ci sono delle grosse differenze temporali tra il momento in cui l'utente paga la totalità del servizio offerto e il momento in cui l'utente fruisce dell'erogazione del servizio. Un esempio, una persona, chiunque di noi fa un viaggio in un pullman pubblico e paga un biglietto, un euro e mezzo, quello che sia. Beh, si è portati a valutare la qualità, la bontà del servizio offerto rapportandolo a quel prezzo pagato, e quindi magari tolleriamo che non ci sia posto a sedere, che si faccia un po' di ritardo perché in fondo abbiamo pagato quel viaggio un euro. Se invece sapessimo che quel viaggio è costato alla collettività e quindi anche a noi non un euro ma magari 6,5 euro, 7 euro, 8 euro, che è il prezzo reale di quel viaggio fruito se andiamo a fare bene tutti i calcoli, e che la parte non pagata da noi al momento della fruizione del servizio è stata comunque pagata da noi o dalle nostre famiglie nel momento in cui sono pagate le tasse, ecco che forse avremo una percezione completamente diversa della qualità del servizio offerto, no? Se io pago 7 euro il biglietto del pullman, beh, magari pretendo che ci sia il posto a sedere, pretendo che il pullman arrivi in orario e così via dicendo, d'accordo? Sono tanti gli esempi in cui succede questa differenza tra il momento in cui si paga la totalità del servizio, che noi di solito paghiamo solo una parte del servizio, cioè pensate alla sanità, no? Stesso discorso, noi magari paghiamo il ticket 40 euro, ma evidentemente dovremmo sapere che la prestazione che ci viene offerta la stiamo pagando ben di più, una parte significativa la stiamo pagando attraverso le tasse che noi o la nostra famiglia hanno pagato. E va naturalmente lo stesso discorso, no? Abbiamo la percezione che quel servizio sia più o meno gratis o comunque costi poco, e quindi tolleriamo certe cose. Non tolleriamo invece le stesse cose quando andiamo da un medico privato e paghiamo 150 euro per una visita. Se sapessimo che anche la visita dell'operatore pubblico costa la stessa cifra, adesso è difficile generalizzare, o comunque lo stesso ordine di grandezza, avremo comunque una percezione molto diversa della qualità del servizio offerto. E questo vale per tutto. Ogni qualvolta si valuta la bontà di un investimento pubblico di un servizio offerto, c'è il problema della percezione sbagliata del reale costo che quell'investimento, quel servizio che è stato offerto, ci è costato, o comunque è costato alla collettività. Allora, veniamo a noi. Come si valuta, dal punto di vista economico-finanziario, se un investimento è accettabile oppure no? Con un metodo che si chiama analisi costi e benefici. In realtà si fa il rapporto tra i benefici e i costi e vediamo subito che cosa sono i benefici e i costi, e si confronta questo rapporto con 1. Se il rapporto è maggiore o uguale di 1, il generico investimento è accettabile dal punto di vista economico-finanziario, cioè se i benefici superano i costi. Se il rapporto invece è minore di 1, l'investimento non è accettabile dal punto di vista economico, finanziario. Cosa sono i benefici e cosa sono i costi? Beh, cominciamo dai costi, è la cosa più semplice. I costi saranno il costo dell'opera vera e propria, cioè l'investimento iniziale, se vogliamo, più i costi di gestione dell'opera stessa. Parlo di opere, o comunque, perché naturalmente viene facile quando si parla di investimenti pubblici parlare appunto di opere pubbliche, quindi che sono costruzione di strade, autostrade e così via dicendo. Quindi alcune volte si scrive questo rapporto in questo modo, volendo essere un po' più precisi, cioè separando al denominatore la parte di investimento, di spesa iniziale per la costruzione dell'opera, dalla parte di costo che viene sostenuto dallo Stato per gestire l'opera. Cosa sono i benefici? I benefici sono la differenza tra i vantaggi e gli svantaggi che lo Stato e quindi la collettività hanno in virtù dell'opera realizzata. Vantaggi e svantaggi che naturalmente devono essere misurati in denaro, quindi consideriamo tutti quei vantaggi e tutti quegli svantaggi che sono misurabili in denaro. Alcuni sono ovvi, possiamo avere dei benefici economici, ecco, facevo l'esempio l'autostrada,
le persone che viaggiano in autostrada pagano un pedaggio e quindi lo Stato ha degli incassi economici, ha sicuramente un vantaggio economico, quindi sicuramente c'è un beneficio dovuto all'incasso che lo Stato ha per i pedaggi che vengono pagati dagli utenti dell'opera. Ma ci sono tutta un'altra serie di vantaggi e di svantaggi che occorre considerare, molto più difficili da quantificare dal punto di vista economico, ma occorre farlo. Ad esempio, costruiamo un'autostrada. Questa autostrada ha uno svincolo in una certa area dove c'è un insediamento industriale. In quell'insediamento industriale sarà più facile portare delle merci e invece sarà più facile da parte delle imprese che operano in quell'area far viaggiare le proprie merci. Questo produrrà un vantaggio per quelle imprese in termini di aumento dei profitti, di aumento delle produttività e quant'altro. Questo vantaggio va valutato. Esistono dei metodi che potete immaginare per valutare un vantaggio di questo genere, così come ad esempio l'autostrada in una certa zona porta un aumento del traffico veicolare, le macchine inquinano e quindi ci sono degli svantaggi dovuti all'impatto ambientale di quest'opera. Dobbiamo valutare dal punto di vista economico questi svantaggi dovuti all'impatto ambientale, che so, aumento di malattie piuttosto che cose di questo genere, dobbiamo inserirli in questo termine. Bene, è evidente che alcune di questi termini sono degli importi economici che hanno la loro influenza o si manifestano non solo all'istante di tempo iniziale, l'istante di tempo in cui si fa l'opera, ma durante la vita utile dell'opera, no? Alcuni dei benefici o parte significativa dei benefici, così come i costi di gestione dell'opera. Quindi in questo rapporto dobbiamo inserire il tempo. Come inseriamo il tempo? Inserendo il tasso di interesse al quale andare a fare la valutazione, ed è evidente che questi benefici, questi costi ed anche se del caso questi investimenti rappresenteranno il valore presente una serie di entrate e uscite che nel corso del tempo si hanno. Quindi nel rapporto benefici-costi dobbiamo considerare il valore presente dei benefici, il valore presente dei costi, stessa cosa qui. Discorso che abbiamo fatto anche quando abbiamo parlato del mare. È evidente che negli esercizi vi arriva il tasso di interesse, nella realtà uno dei problemi più complicati sarà decidere qual è il tasso di interesse al quale fare la valutazione. Beh, sicuramente non potremmo inserire il ROI, no? Non ha senso, lo Stato non nasce per fare profitto, non deve fare redditività sugli investimenti. Allora, beh, ci sono diversi metodi. Per esempio, se uno Stato è molto indebitato, potremmo utilizzare come tasso di interesse il costo medio che lo Stato paga sul suo debito. Che significa? Lo Stato finanzia il debito con le obbligazioni, l'opera ha durata decennale, potremmo inserire come tasso di interesse il costo medio che lo Stato riconosce sui BTP o comunque sulle obbligazioni decennali che emette per finanziare il debito. La ratio è: per me un investimento è accettabile dal punto di vista economico-finanziario solo se non mi aumenta il costo del debito rispetto a quello che già sostengo, talché dato che io sicuramente questo investimento lo dovrò finanziare facendo nuovi debiti, perché sono un paese molto indebitato. Tenete conto che questi due rapporti sono equivalenti per quello che concerne la valutazione della convenienza economica di un investimento, perché in questo caso li potremmo scrivere B maggiore o uguale di C. D'accordo? Guardiamolo dopo questo discorso, no? Andiamo avanti un attimo, chiedo scusa. Allora, come si confrontano invece, come si decide invece tra investimenti alternativi qual è l'investimento più conveniente? Esistono due modi: l'analisi costi-benefici sull'investimento totale e l'analisi costi-benefici sull'investimento incrementale. Il criterio dell'analisi costi-benefici sull'investimento totale è molto semplice. Si calcola il rapporto benefici-costi di tutti gli investimenti
e si sceglie l'investimento che è il rapporto benefici-costi maggiore. Qui si calcola il rapporto benefici-costi di tutti gli investimenti e si sceglie l'investimento che è il rapporto benefici-costi maggiore, sempre che tale rapporto benefici-costi maggiori sia anche maggiore o uguale di 1. In caso invece in cui il rapporto benefici-costi sia minore di 1, se possibile si sceglie l'alternativa non investire, solito discorso. Altrimenti si continua a scegliere l'investimento che ha il rapporto benefici-costi maggiore. Quindi si calcola il rapporto benefici-costi di tutti gli investimenti e si sceglie l'investimento che ha il rapporto benefici-costi maggiore, sempre che tale rapporto benefici-costi maggiore sia anche maggiore di 1. Se invece il rapporto benefici-costi maggiore è minore di 1, se possibile si sceglie l'alternativa non investire, altrimenti si continua a scegliere l'alternativa con il rapporto benefici-costi maggiore. Come funziona invece l'analisi costi e benefici sull'investimento incrementale? Si dispongono gli investimenti per valore crescente dell'investimento iniziale e si inizia a, se possibile, l'alternativa non investire, a calcolare il rapporto benefici-costi, chiamiamolo così, benefici-costi del progetto dell'alternativa a 1 meno non investire. Nel caso in cui non sia possibile l'alternativa non investire, si salta il primo passo dell'algoritmo, quindi si calcola il rapporto benefici-costi dell'alternativa a 1, la prima alternativa, meno non investire. Sarà maggiore di 1 o minore di 1, con il solito discorso che l'uguale può andare indifferentemente da entrambe le parti. In questo caso si preferisce a 1, in questo caso si preferisce non investire. Qui si calcola il rapporto benefici-costi di a 2 meno a 1 e qui si calcola il rapporto di benefici-costi a 2 meno non investire, che può essere maggiore di 1, minore di 1, maggiore di 1, minore di 1. Qui si sceglie a 2, qui si sceglie a 1, qui si sceglie a 2, qui si sceglie non investire. D'accordo? E si va avanti fino a quando finiscono tutti i progetti, le alternative di investimento. D'accordo? Beh, i due metodi, quello sull'investimento totale e quello sull'investimento incrementale, non necessariamente danno lo stesso risultato. La logica è un po' diversa. Qui si sceglie l'investimento che ha il miglior rapporto benefici-costi e qui invece si sceglie l'investimento di maggiori dimensioni, intese come maggiore investimento iniziale, sempre che l'investimento via via incrementale sia almeno ammissibile dal punto di vista economico-finanziario. Attenzione, una cosa fondamentale per chi di voi magari si occuperà di queste materie dal punto di vista professionale. Naturalmente il compito del tecnico è di dare queste indicazioni a chi prende le decisioni. Chi prende le decisioni è il politico. È evidente che non è detto che il politico debba per forza poi accettare quello che gli viene detto dal tecnico. Cioè il politico, per motivi politici, vorrà decidere di non fare l'investimento che è il più conveniente dal punto di vista economico-finanziario, no? Bisogna costruire delle università, si fa l'analisi costi-benefici e si decide che magari è più conveniente costruire l'università, una università, che ne so, a Varese piuttosto che a Canicattì, prendo due posti a caso. Magari il politico vorrà decidere che dal punto di vista politico invece è più conveniente costruire l'università a Canicattì perché magari è più rilevante elevare il livello di conoscenza all'interno di quell'area geografica e questo fatto prende la rilevanza rispetto ad aspetti economici, finanziari, d'accordo? Oppure lo potrà anche decidere per motivi meno nobili, perché magari chi decide è stato eletto nel collegio elettorale di Canicattì e quindi deciderà di favorire la sua popolazione, anche questo ci può stare, però
è evidente che il compito del tecnico è dare al politico gli strumenti che gli permettono di pigliare le decisioni nel miglior modo possibile. E concludo questa breve disamina venendo a questo rapporto, perché se no generavo confusione. Questo rapporto, benefici diviso costi di gestione più investimenti, alcune volte lo si scrive in questo modo: benefici meno costi diviso investimenti. Perché lo si scrive in questo modo? Beh, evidentemente anche i costi di gestione sono costi che vengono sostenuti anno per anno. Abbiamo detto che i benefici sono la differenza tra i benefici e gli svantaggi. È molto sottile la differenza tra svantaggi e costi di gestione. Le due cose non cambiano, perché scrivere i rapporti in questo modo oppure scrivere i rapporti in questo modo, alla fine si farà il confronto con maggiore o uguale di 1. In questo caso verrà benefici maggiore o uguale di costi più investimenti, e in questo caso verrà benefici meno costi maggiore o uguale di investimenti. Ed è evidente che le due formulazioni sono identiche, d'accordo? Attenzione, i due rapporti non sono uguali, evidentemente. Questo rapporto e questo rapporto non sono uguali, ma noi questi rapporti li costruiamo per confrontarli con uno, e quindi è equivalente in questo senso scrivere i rapporti in questo modo, d'accordo? Bene, facciamo subito un'applicazione e risolviamo l'esercizio a pagina 66, numero 1. Il Comune di Roma vuole aumentare il parco macchine della Polizia Municipale per migliorare l'efficacia degli interventi. È stato stimato che il tempo medio di intervento della Polizia costa alla collettività complessivamente 10.000 euro all'anno per ogni minuto di attesa del cittadino. Tempo di intervento dopo la ricezione della chiamata da parte del cittadino. Si stima che aumentando il numero delle autovetture il tempo di attesa diminuirà di 2 minuti per ogni veicolo aggiunto al parco macchine, 2 minuti per veicolo. L'investimento iniziale è stato stimato pari a 15.000 euro per ogni autovettura. Mentre il costo di manutenzione ammonta a un totale di 100.000 euro all'anno. La vita utile delle auto è di 10 anni. Considerando un tasso di interesse dello 0,75 annuo, stabilire il numero minimo di autovetture che rende l'investimento conveniente utilizzando un'analisi costi-benefici. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare il rapporto benefici-costi ed evidentemente dobbiamo, come accade sempre in questi esercizi in cui si chiede di valutare il numero minimo di un parametro che renda conveniente l'investimento, dobbiamo determinare qual è il punto di indifferenza tra la convenienza economica dell'investimento. Il punto di indifferenza è benefici-costi uguale a 1. Determinando il punto di investimento, poi discuteremo se per un valore del parametro maggiore o minore di quello ottenuto dal punto di indifferenza si otterrà
un investimento più conveniente, in questo caso è ovvio. Dalla lettura del testo appare chiaro che per un numero di autovetture maggiore di quello che si otterrà nel punto di differenza economico, l'investimento sarà conveniente, ce lo dice direttamente. Quindi quello che dobbiamo fare è determinare benefici e costi, utilizzando una formulazione oppure l'altra del rapporto, quindi benefici diviso costi più investimenti oppure benefici meno costi diviso investimenti. Va bene, sicuramente gli investimenti vanno al denominatore. Qual è l'investimento? L'acquisto dei veicoli. Quindi l'investimento è 15.000 euro per il numero dei veicoli che abbiamo chiamato X, quindi 15.000 per X. D'accordo? Poi dobbiamo metterci i costi operativi, possiamo metterli su o giù, mettiamoli giù. I costi sono di 100.000 euro all'anno, effettivamente il testo è un po' ambiguo perché lo leggo attentamente. Dice: il costo di manutenzione, beh, non è poi tanto ambiguo, ammonta a un totale di 100.000 euro all'anno, quindi è inteso che il costo di manutenzione non è per singola autovettura, sarebbe assolutamente poi dall'altro esagerato, ma è il costo di manutenzione totale delle autovetture acquistate. E quindi dobbiamo aggiungerci 100.000. Beh, questo costo di manutenzione però è un costo di manutenzione annuo, evidentemente, e quindi dobbiamo calcolare il valore presente. Come si calcola il valore presente? Bisogna moltiplicarlo per quale coefficiente? Quale coefficiente? P dato A per la vita utile e per il tasso di interesse. Il tasso di interesse è lo 0,75 per numero di anni pari a 10. Questo coefficiente si legge dalle tavole e viene 9,5996. E poi dobbiamo valutare i benefici. Qua esiste un solo beneficio. Il beneficio è dato dal risparmio, anzi dal minore danno che il cittadino sostiene per il fatto che è diminuito il tempo di attesa. Leggiamo il testo e cerchiamo di tradurlo in cifre. Il Comune di Roma vuole aumentare il parco macchine della polizia, migliorare e migliorare l'efficienza degli interventi. È stato stimato che il tempo medio di intervento della polizia costa alla collettività complessivamente 10.000 euro all'anno per ogni minuto di attesa del cittadino. Si stima che aumentando il numero delle autovetture il tempo di attesa diminuirà di 2 minuti per ogni veicolo aggiunto al parco macchine. Cosa dobbiamo metterci lì? Adesso dobbiamo essere in grado di tradurre queste frasi in valore economico. Cosa mettereste voi? Non è difficile, in questo caso è abbastanza semplice, troverete gli esercizi dove effettivamente è un po' più complicato tradurre in cifre quello che è descritto nel testo. Lo rileggo: il Comune di Roma vuole aumentare il parco macchine della Polizia Municipale per migliorare l'efficacia degli interventi. È stato stimato che il tempo medio di intervento della Polizia costa alla collettività complessivamente 10.000 euro all'anno per ogni minuto di attesa del cittadino. Si stima che aumentando il numero delle autovetture il tempo di attesa diminuirà di 2 minuti per ogni veicolo aggiunto al parco macchine. Qual è il vantaggio economico per la collettività all'anno? Forza, se suggerimenti? Esattamente, 10.000, proprio così, per 2 minuti, per X, manca solo un piccolo dettaglio, questo è un vantaggio annuale, evidentemente, e quindi dobbiamo moltiplicarlo per, dobbiamo fare il valore presente di questo vantaggio annuale, dobbiamo moltiplicarlo per P dato A, 0,75,10, cioè 9,5996. È proprio così, d'accordo? Chiaro per tutti? Si fanno i conti. Questa è un'equazione di primo grado in x, banale, e viene fuori x uguale 5,42. Adesso dobbiamo dare la soluzione al problema e dice: qual è il numero minimo di autovetture che rende conveniente l'investimento?
evidentemente il numero minimo di autovetture non può essere 5,42, ma dobbiamo rispondere x maggiore o uguale 6. Solito problema, o si comprano 5 autovetture o se ne comprano 6, 5 autovetture rendono l'investimento non conveniente, 6 autovetture rendono l'investimento conveniente. Quindi non dovremo approssimare all'intero più vicino a 5, dobbiamo approssimare all'intero maggiore 6. D'accordo? Domande? Andiamo avanti e risolviamo l'esercizio a pagina 63, numero 1. Ce ne sono diversi nella raccolta di esercizi, quindi vediamo qual era. Una pubblica amministrazione sta valutando tre alternative per la realizzazione di case popolari. Queste sono le tre alternative: costi iniziali, costi operativi annui positivi annui per la collettività, effetti positivi annui, proventi annui per l'amministrazione, proventi annui, investimenti sono ABC, 500, 600, 450, poi abbiamo 557, poi abbiamo 55, 60, 50, 10, 12, 11. Determinare l'alternativa migliore utilizzando l'analisi costi-benefici, considerando che si stima la vita utile delle alternative sia 60 anni. Tasso di interesse del 7% effettivo annuo. Oh. Come ho detto già una volta, ricordatevi che l'analisi costi-benefici viene utilizzata solo per la valutazione degli investimenti della pubblica amministrazione, il che significa che negli esercizi, se siete autorizzati ad utilizzarla, solamente se, ovviamente se l'esercizio lo richiede, questo è chiaro, ma se l'esercizio non richiede il criterio, potete utilizzare l'analisi costi-benefici, anzi dovete utilizzare l'analisi costi-benefici, o è preferibile utilizzare l'analisi costi-benefici, solo se dalla descrizione dell'esercizio appare evidente che si tratta di investimento della pubblica amministrazione. Se non ha niente a che vedere con l'investimento della pubblica amministrazione, è un errore utilizzare l'analisi costi-benefici. Allora, qui effettivamente nel testo non dice se si deve utilizzare l'analisi costi-benefici totale o incrementale, e quindi io avrei accettato tranquillamente entrambe le risposte, no? Non c'è nessuna specificazione. Quindi potete utilizzare sia analisi costi-benefici totale, sia analisi costi-benefici incrementale. Avrei accettato ovviamente buone entrambe le cose. Allora, facciamoli entrambi i casi, proprio per far vedere come si utilizzano entrambi. Ovviamente nell'esercizio avreste scelta una sola delle due. Iniziamo dall'analisi costi-benefici totale. Dobbiamo fare il rapporto di benefici-costi di tutti e tre gli investimenti e scegliere quello che ha il rapporto benefici-costi maggiore. Iniziamo dall'investimento A. Benefici-costi dell'investimento A. Cosa metteresti al denominatore? L'investimento, 500, più il costo. D'accordo? Costi operativi annui, 5. 5 che moltiplica quale coefficiente? P dato A al tasso di interesse del 7,60. D'accordo? Quindi invece cosa mettiamo al numeratore?
55, io direi possiamo anche aggiungerci 10 perché sono entrambi benefici annui, uno è un beneficio sociale e l'altro è un beneficio economico, moltiplicato il coefficiente di dato A, 7,60. No, non mi pare di avere, volete leggere un attimo questo coefficiente e fare il calcolo per cortesia? Quindi 14,0392 che dà un calcolo pari a, quindi 60 per quel numero diviso 500 più 5 per quel numero, no anzi 65 per quel numero. Stesso discorso per il secondo progetto, benefici costi del progetto B uguale al denominatore, ci va 600 più 5 per 14,0392, al denominatore ci va 60 più 12 per 14,0392. Quanto fa? Già con l'approssimazione alla terza cifra significativa? 1,508. Quindi 1,5. Prima era 1,60 perché era 0,600. BC di C è uguale a, qua ci va 450 più 7 per 14,0392. E sopra invece ci va 50 più 11 per 14,0392. E quindi ci sceglie l'investimento A, quello che ha il rapporto benefici-costi maggiore, che è anche maggiore di 1, d'accordo? Vediamo cosa accade per invece il metodo dell'analisi benefici-costi o costi-benefici incrementale. Dobbiamo ordinare i progetti, questo è il primo progetto, 450, poi viene A e poi viene B. E quindi iniziamo dal calcolare benefici-costi del primo progetto, che abbiamo detto essere C. Benefici costi di C meno non investire, che non è altro che i benefici costi di C, quindi già l'abbiamo ed è 1,56, e quindi si preferisce C. Si calcola allora il rapporto benefici costi del secondo progetto, che è A, meno quello preferito al primo stadio C, uguale. Cosa dobbiamo mettere al denominatore? L'investimento iniziale, A meno C, 500 meno 450, d'accordo? E quindi qui ci mettiamo 50, poi A meno C, 5 meno 7, e quindi ci dà meno 2, attenzione ai segni, che moltiplica 14,03. 92,
stiamo sempre facendo A meno C, al numeratore ci va 55 meno 50, più abbiamo 10 meno 11. Tutto questo moltiplicato 14,0392. D'accordo? Quindi qua abbiamo 5 meno 1, tutto questo fa 4, e dobbiamo fare il calcolo. Vabbè, viene sicuramente maggiore di 1, si vede anche a occhio. Maggiore di 1, questo interessa, d'accordo? No, 2, no, 2 per 14, sì. Maggiore di 1, e quindi si sceglie A. E quindi benefici costi di B meno A uguale, giù dobbiamo metterci 600 meno 500, cioè 50, 600 meno 500, più 5 meno 5 si dividono, quindi solo 50, poi sopra invece va 60 meno 55, attenzione sempre ai segni, più 12 meno 10. D'accordo? Per 14,0392. Questa roba qua fa 5 più 2, 7, e questo viene chiaramente maggiore di 1. D'accordo? È così? Viene minore di 1 perché sotto dovrebbe essere 100, mi sa. Sotto è 100? È vero, sbaglio io, chiedo scusa, sotto è 100, sì, 100 perché è 600, chiedo scusa, 600 meno 500, non meno 550, avevo visto male, e quindi essendoci 100 viene minore di 1, e quindi anche in questo caso si preferisce A. Quindi le due analisi danno lo stesso risultato, d'accordo? Non è detto che sia così. Basta vedere come sono fatti i metodi, però in questo caso danno lo stesso risultato. D'accordo? Domande? Allora, visto l'analisi costi-benefici, utilizziamo quest'ultimo periodo, quest'ultima cosa scarsa, per risolvere altri esercizi, sempre di analisi degli investimenti, e partiamo dall'esercizio a pagina 39, numero 2. 39 numero 2. Finora abbiamo visto gli esercizi, abbiamo fatto obbligazioni, esercizi sul tasso di interesse, esercizi su obbligazioni e mutui. Esercizi in cui c'erano una serie di alternative diverse da mettere a confronto, abbiamo visto un po' di analisi costi-benefici, rimangono, e vedete nella raccolta di esercizi, una serie di esercizi in cui c'è in qualche modo una situazione economica descritta nel testo e vi si chiede di valutare la convenienza economica o meno di quella situazione. Per esempio, un autonoleggio ha un contratto con un'officina per la manutenzione del proprio parco auto ad un costo annuo per auto pari a 900 euro. Costo annuo auto 900 euro. Il proprietario dell'autonoleggio stima che con 300.000 euro può attrezzarsi un'officina di proprietà dove svolgere la manutenzione ad un costo annuo per auto pari a 500 euro.
Sapendo che questo investimento ha una vita utile di 15 anni e un valore di recupero di 100.000 euro, anzi 120.000, valore di recupero uguale 120.000 euro, si calcoli per un MAR dell'8%, il numero minimo di auto che il noleggiatore deve possedere affinché gli convenga costruirsi un'officina in proprio. D'accordo? Questo è un classico problema del tipo make or buy, problema molto diffuso nell'analisi economica. Cioè abbiamo un produttore di un qualcosa che deve decidere se integrarsi a monte oppure no, cioè se fare un altro stadio produttivo oppure no. In questo caso, per questo produttore, il noleggiatore, lo stadio produttivo che deve decidere se fare in casa o comprare dall'esterno o buy è la manutenzione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo decidere se conviene questo investimento di costruzione dell'autofficina, confrontandolo con la situazione attuale. Se volete, confrontiamo l'investimento incrementale. L'investimento incrementale è proprio la costruzione dell'autofficina meno quello che attualmente viene fatto. Come facciamo a decidere qual è il valore minimo di auto? Come al solito determiniamo il numero di auto che rende indifferente l'opzione. Dopodiché, per un numero di auto superiore, lo si capisce dal testo, sarà conveniente la costruzione dell'autofficina. Dobbiamo scegliere qual è il criterio per fare questa valutazione. Beh, qui non ci sono dubbi, abbiamo il tasso di interesse, solito discorso, non abbiamo nessun elemento per ritenere queste stime sul tasso di interesse, sulle entrate e le uscite non sufficientemente certe, quindi utilizzeremo il criterio del valore presente. D'accordo? Sicuramente non il criterio del periodo del payback, sicuramente non il criterio del TIR, men che meno il criterio dell'analisi costi-benefici, perché questo investimento non ha nulla a che fare con l'alternativa pubblica. Benissimo, disegniamo il diagramma del flusso di cassa dell'investimento incrementale. Investimento incrementale è costruire l'autofficina meno fare quello che faccio attualmente. All'istante di tempo iniziale cosa avrò? Avrò la costruzione dell'officina, 300.000 euro. E qui avrò gli anni che sono 15. Anno per anno cosa mi porta l'investimento incrementale? Mi porta un risparmio di denaro, no? Quindi un'entrata, un minore costo, quindi un'entrata. Stiamo ragionando sull'investimento incrementale. Quanto valuto questa entrata? Qui anno per anno avrò un'entrata che è il risparmio. Quanto è uguale questa entrata? 500? No. Prego? 900 meno 500, attenzione a non confondersi con i segni, no? Sto valutando l'investimento incrementale, quindi se volete 500 meno 900 col segno cambiato, quindi è meno 400, ma siccome è un risparmio si ricambia il segno e quindi è un 400 positivo, avrò un'entrata di pari a 400 che moltiplica che cosa? Il numero di auto possedute, no? Questi sono costi annui per auto, no? Quindi 400 per x, 400 per x, 400 per x. Oltre a questo devo anche considerare il valore di recupero del mio investimento. Dopo i miei 15 anni io posso rivendere l'officina, questo significa valore di recupero a un prezzo di 120.000 euro e quindi devo inserire qui a N uguale a 15 anche 120.000 euro. Questo è il mio investimento. Adesso devo vedere per quale valore di X l'investimento ha un valore presente uguale a 0, calcolato al tasso di interesse marginale. E quindi scriverò valore presente uguale a 0, calcolato all'8%, mi calcolo il valore presente meno 300.000
più 400x per il coefficiente P dato A, virgola 8, virgola 15, mi leggete per cortesia quant'è, più 120.000, da cui viene fuori, mentre leggete il coefficiente, che x è uguale a 300 meno 120, 180.000, diviso 400 per il coefficiente. 8,5595. Facciamo velocemente il calcolo. Auto, che significa x maggiore o uguale 53 auto. Come al solito bisogna approssimare all'interno, più elevato, qui le due cose sono coincidenti, ma anche se non fosse stato così avremmo approssimato all'interno più elevato, d'accordo? Domande? Quindi vedete, questi esercizi, la difficoltà, ce ne sono diversi, ovviamente vi consiglio di farli, la difficoltà è comprendere il testo. Una volta disegnato il diagramma dei flussi di cassa ci vogliono 3 minuti per fare il calcolo. Va bene, fermiamoci per 10 minuti e poi continuiamo. Ha ragione la vostra collega, sì. Allora, effettivamente, grazie per la correzione, un secondo, questo 120.000 va ovviamente moltiplicato per P dato F, 8,15. Quindi leggiamo anche il valore di questo coefficiente. E quindi X è uguale a 300.000 meno 120.000 per 0,3152 diviso 400 per, qui abbiamo cancellato uguale, quanto era il valore di prima? 8,5595 per 8,5595. che significa x maggiore o uguale di 77. Chiedo scusa per l'errore, effettivamente è ovviamente così, d'accordo? Ok.